Hai presente il cubo di Rubik? Beh, stamattina non voglio farla tanto complicata, intanto grazie per essere qui in diretta alle 7:15. Gira il telefono da questa posizione alla posizione orizzontale per vedere meglio le slide che stanno per arrivare. Oggi parliamo di qualcosa di veramente interessante, perché poi è l'anima di tutto quello che facciamo durante il nostro allenamento. Ovvero, noi siamo una centrale energetica, molto importante. E quindi quando noi ci andiamo ad allenare dobbiamo stare attenti a due cose, non solo una. La seconda è questa, ovvero sport ed exercise nutrition, la nutrizione per lo sport e l'esercizio e insieme alla fisiologia dell'esercizio. Viaggiano insieme, non possiamo pensare che siano cose differenti. Molte volte diamo tanta importanza a fare ore e ore di allenamento e poi trascuriamo, oppure così banalmente prendiamo un po' quello che capita e pensiamo che abbiamo fatto un grande allenamento. No, peccato che non funziona così. Guardate un attimo il riferimento. Allora, quando noi andiamo ad assumere dei carboidrati, grassi, proteine, che sono la chiave della nostra energia, dobbiamo stare attenti a tante combinazioni, come quelle del cubo di Rubik. Ovvero, se noi pensiamo a questo processo ovvio, no? Il cibo porta alla digestione del cibo e quindi all'assimilazione dell'energia. Bene, quindi i carboidrati diventeranno glucosio e poi in minima parte anche fruttosio e galattosio, e i grassi in acidi grassi, le proteine in aminoacidi. Detto questo, tutto quello che poi abbiamo scomposto nelle piccole molecole, dal pane, dalla pasta, dalle proteine, eccetera, dopodiché abbiamo delle piccole molecole. Bene, queste andranno a essere utilizzate nei meccanismi anaerobico, all'attacido e lattacido, o aerobico, glicolitico e lipolitico. Molte volte cosa avviene? Che quando si fanno le diete un po' fai da te, senza magari contattare un bravo nutrizionista specializzato in sport, si tende ad assumere un po' di più, un po' di meno determinati carboidrati, oppure non prendere delle proteine o prendere il doppio delle proteine. Cosa avviene? Il nostro meccanismo energetico è un po' particolare, quindi quando noi andiamo per esempio ad assumere carboidrati, oppure grassi, oppure proteine, noi solamente una piccola parte di questi la utilizziamo veramente per l'energia che ci serve per correre, per nuotare, per fare attività di pesistica e quant'altro. Più o meno il 20%. E il resto dove va? Beh, il resto va in quello che noi chiamiamo calore. Quindi noi siamo una grande centrale energetica, però dissipa calore in un modo straordinario. Quindi ovviamente noi dobbiamo stare molto attenti a che cosa andiamo a mangiare. Facciamo un rapido esempio riguardando questa slide, che è molto esaustiva. Noi per esempio stiamo facendo un'attività di media intensità, quindi per esempio stiamo facendo un'attività che dura circa un'ora, dove facciamo dei picchi ad alta intensità, bassa intensità, con dei recuperi attivi, passivi, eccetera. E poi abbiamo deciso, magari nei giorni precedenti, di prendere pochi carboidrati perché, che so, abbiamo visto le maniglie dell'amore. Ok, perfetto. Però peccato che non andiamo a bruciare grassi, perché il nostro meccanismo è abbastanza particolare, quindi quando in teoria dovrebbe passare dai carboidrati ai grassi, in pratica i grassi sono troppo lenti per darci quell'energia che ci serve. Quindi cosa fa? Passa alle proteine. E quindi noi dai carboidrati che abbiamo tolto usiamo le proteine, che fanno una faticaccia immane per essere utilizzate ai fini energetici in tempi rapidi, ma purtroppo questo accade. Quindi quando andiamo a preparare l'allenamento dobbiamo usare la nostra conoscenza dell'allenamento solamente in una parte, il 50%. Il resto del 50% dell'allenamento è proprio l'allenamento alla nutrizione, che è l'aspetto legato anche a questo corso, si chiama Sport Nutrition, ma in ogni caso è giusto anche avere una completezza di informazioni, perché noi, così come ci alleniamo, ci dobbiamo nutrire. Dopodiché, se la combinazione di queste due cose non funziona, beh, allora a quel punto non c'è altro da fare che rivolgersi a due esperti, l'esperto dell'allenamento e l'esperto della nutrizione. Però noi dobbiamo avere una competenza trasversale per parlare con il primo e chiedere cosa vogliamo per migliorare, e parlare con il secondo e chiedere cosa vogliamo per migliorare. Perché poi alla fine l'obiettivo lo decidi tu. Sei tu che vuoi migliorare, vincere, raggiungere i tuoi risultati. Conosci entrambe le materie, chiedi quello che vuoi, raggiungi quello che vuoi. Grazie se vuoi condividere, ci vediamo domani mattina alle 7:15 qui da me. Ciao!